Volpi e benvenuti in questo nuovissimo video. Bentornate ragazzi, finalmente siamo... Bentornate ragazzi, vabbè lasciamo perdere ragazzi. Siamo tornati alla carriera giocatore che tutti stavano aspettando. Non vedevate l'ora. Xiao, ti prego riportala. Xiao, ti prego riportala. Tra l'altro due partite incredibili ci aspettano praticamente in questo... come si dice, in questo momento Barcellona ai quarti di finale e poi abbiamo il Milan. Ragazzi, sarà l'anno buono? Xiao se ne andrà via dal Napoli? Lo scopriremo solo vivendo. Nel dubbio vi invito subito a lasciare mi piace in questo video, ovviamente, perché raga, nuovo episodio della carriera, per forza dovete lasciare mi piace. Raga, sarà tosta oggi, eh? Quindi, di base, essendo comunque andata e ritorno, il risultato complessivo, avendo il vantaggio di due gol, dovrebbe comunque metterci in una buona posizione. Però, ragazzi, mai dire mai, perché comunque è il Barcellona. Quindi, oh, nel senso, possono letteralmente devastarci e noi non lo sappiamo. Quindi, mai dire mai, perché potremmo perdere. Comunque sì, potremmo già, tra virgolette, essere in semifinale. Ma appunto, se magari me la dà filtrante, è la prova di potenza! E trovano subito il gol che sblocca la partita. Che gol assurdo ho fatto! Abbonatemela questa, ragazzi. Questo è un gol della Madosca. Cioè, di potenza così, a 700 km orari. E Ter Stegen, cos'è che guardava? Mi guardava ancora i piedi, perché non l'ha capito che avevo fatto gol. Non l'aveva capito, mi sa. Che manco al secondo minuto già gli abbiamo devastato la porta. Ciò vuol dire solo una cosa, ragazzi. Semifinale di Champions League. Stiamo arrivando. Ragazzi, mi sa che sto giro il Napoli l'ha fatta grossa. Mamma mia. Raga, io l'ho provato qua. Se segno me ne vado, eh. Giuro che l'avevo vista dentro. Giuro che l'avevo vista dentro, raga. Allora, ho voluto fare il grosso a sto giro perché... stando 4-1 praticamente al settimo minuto, ormai la vedo molto improbabile che ci recuperino. Però, nel senso. Detto questo, ragazzi miei, allora io vi devo un po', tra virgolette, chiedere scusa. Però, raga, in realtà, perché so che molti ogni volta praticamente mi chiedono sempre la carriera di giocatore, perché prima la portavo praticamente ogni cavolo di giorno. Però, ragazzi, non è... una cosa che appunto posso fare, cioè portarla praticamente sempre, perché appunto ormai c'ho un sacco di video, di format e cose nuove su FIFA. Quindi preferisco portare quelle, perché comunque raga, la carriera non è che... Oddio! Fuori gioco? Mi sa di no. Madonna, che 1-2 che stavamo facendo. Solo che mi ha dato una spallata quella che mi ha mandato all'ospedale quello. Ma vabbè. Ok, passamela per favore. Bene, proviamo a fare qualche skill assurda. Non lo so in realtà se mi conviene. Infatti ho perso palle istantaneamente. Grazie caro. Mamma, non avrei dovuto fare questa cosa. Comunque è incredibile come ho fatto gol e io abbia 7.2 di voto complessivo. Cioè letteralmente proprio non... niente, ormai non si riesce più. Allora io vi giuro che simulerei pure il resto, perché alla fine raga 4-1. Però boh, c'ho un po' paura sinceramente. Vediamo magari se ne facciamo un altro. Comunque 4-1 Napoli-Barcellona, raga. Io non capisco come sia possibile tutto ciò. Finisce il primo tempo. Allora, secondo me possiamo permetterci di simularla, dai. Siamo 3 gol di vantaggio. Al massimo quanti ce ne possono fare? 2? Ma sì, dai. Sì, dai, vai al risultato. 2-0 addirittura abbiamo vinto. E chi ha segnato di nuovo? C'è stata la cosa peggiore. Cioè in semifinale beccheremo la Juventus. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Vabbè, intanto abbiamo il Milan fuori casa. E ricordiamoci che abbiamo la Roma avanti di 6 punti. Quindi ragazzi attenzione. Boh, palese è arrivato Nali, ci fa 750 gol. Perdiamo 700-0. No, in realtà sono abbastanza confident. Secondo me questa partita la vinciamo. Però vai dire mai, perché... magari me la chiamo e perdiamo tutto. Quindi attenzione ragazzi, eh. Mai dire mai, mai dire mai. San Siro sold out ovviamente. Ma vabbè, ci sta tutti lì per vedere il giocatore del Napoli. Palesemente i milanisti mi vogliono la loro squadra. Perché comunque ragazzi, ricordiamoci che siamo ad aprile, eh. Quindi
potremmo cambiare squadra a questo giro, cioè non lo so. Scrivetemi voi nei commenti, me ne devo andare via dal Napoli, provo a fare una nuova esperienza, vediamo se mi riprendono dall'estero, non lo so, ditemi voi, perché mi hanno appena reso paralizzato, quindi forse non andrò da nessuna parte. No, a parte questo, veramente, raga, ditemi cosa ne pensate. Cioè, se secondo voi dovrei cambiare... Mamma mia, Xiao, cosa sei? Xiao, ma se tiri da qua, che succede? Stava per succedere la cosa più improbabile del mondo, l'Eurogol. Stavi per fare? No, comunque, raga, a parte gli scherzi, cioè, fatemi sapere veramente se secondo voi devo rimanere al Napoli oppure provare a tirare a giro. Ma cosa è successo, raga? Cos'è successo? Ma perché quello non mi aspetta? Vabbè. Attenzione Xiao, prova a giro. Madonna! Madonna! Ok. E nulla raga, perché comunque, oh, ci siamo fatti un annetto al Napoli, ci può stare che ce ne facciamo un altro, però nel caso dovessimo vincere tutto, cosa che non so se riusciamo perché abbiamo fatto un po' di cavolate, quindi in realtà, attenzione, 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 però, madre, madre, perché in realtà, raga, mi sa che la Serie A, persi 6 punti maledetti, visto che la Roma ormai è posizionata veramente bene, a meno che non succede il miracolo assoluto che la Roma perde 2 partite e noi ne vinciamo altre 2. Secondo me la Serie A non la vinciamo. Però appunto stavo per dire, con il Napoli ormai il triplete lo stiamo praticamente prendendo, e quindi non lo so. Bisogna capire, raga, perché se prendiamo il triplete col Napoli, non lo so. Ma cosa sta facendo quello? Cosa ha fatto lì? Dicevo, perché se prendiamo il triplete col Napoli ci starebbe cambiare squadra e provare una nuova esperienza. Però ragazzi, non lo so, perché boh, non lo so, vedremo, mo vediamo un attimo. Però comunque vi leggo nei commenti, quindi nel caso vediamo che cosa mi dite voi. Ovviamente ci saranno tutti quelli che diranno: no Xiao, ti prego, rimani a Napoli, noi napoletani ti vogliamo a Napoli, non te ne andare via. Come se fossi tipo veramente un giocatore del Napoli, no? Però boh, vediamo, nel senso, metti caso che tipo, perché comunque ancora ho messo la cosa dei trasferimenti, che voglio essere cambiato, eh. Vabbè, dai, 2-0, andiamo via direttamente, andiamo avanti, che noi vogliamo vincere la Champions League in questo video, Dio mio. Oh, l'avevo detto che segnava Tonali comunque, eh. Abbiamo vinto 2-1, ma l'avevo detto che segnava Tonali. Vediamo cosa ha fatto la Roma, però, perché sono curioso. Vediamo un attimo. Non me lo fa vedere. Vabbè, ci abbiamo l'Empoli, oddio. 80 punti, e quindi ha pareggiato. Ciò vuol dire che sono avanti di 4 punti. Ok, ok. Non è infattibile. Non è infatti... Ma come scarsi i risultati per l'allenatore? Ma ti ha segnato un gol, cosa devo fare in partita? Oh. Vabbè, vittoria nel derby, che poi non capisco in che senso derby. Napoli-Milan derby? Vabbè, per FIFA forse sì. E abbiamo tra l'altro 800.000 euro, ma non so se li possiamo spendere questi soldi, non credo. E dobbiamo giocare contro l'Empoli e dobbiamo vincere assolutamente. E per questo simulerò. Immaginati se perdo contro l'Empoli. 1-1. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Mi sento male, ragazzi. Perché l'ho fatto? Perché ho perso la Serie A, letteralmente. Vabbè, non ci pensiamo per ora, tanto ormai non si può più fare nulla. Ragazzi, semifinale contro il PSG. Non è facile questa cosa, eh. È una grande responsabilità che in questo momento mi sta venendo data a me. Si gioca, ragazzi, si gioca. Che cosa vi devo dire? Si gioca, si gioca. Sappiate che io non voglio perdere. Sappiate che io la Champions League, questo video, me la voglio portare a casa. Anche perché si sta già iniziando a vedere. Io me la voglio portare a casa, eh. Sti francesi se ne devono andare via. Interessa a me. E siamo pure a Parigi, ragazzi. Ci sarà andata e ci sarà anche un ritorno. Però attenzione, perché siamo ormai quasi alla fine. Il PSG è una bella squadra e non mi sarei mai aspettato di arrivare in semifinale. Quindi attenzione. Prova da lontanissimo. La vedi, la vuoi andare a prendere. Serve un ultimo sforzo, immagino. Di nuovo riprova da lontano. Oh, e basta, madonna. Madonna, Barella sei pazzo, eh. Barella sei pazzo, fatelo dire, Nicolò.
Mamma mia, ragazzi, pensate se vinco la Champions, cioè sarebbe veramente incredibile. Tra l'altro, Champions che io ancora non ho mai vinto da quando gioco la carriera di giocatore. Niente, raga, dei muri ci sono in questa difesa. Allora, calma, stiamo calmi un attimo. Stiamo calmi. Siamo allungati sta palla. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, ragazzi. L'ho detto. Io l'ho detto che voglio la coppa, non me ne frega niente. Io ho detto che voglio la coppa, ragazzi. 1-0 e palla al centro, al Parco dei Principi. Andiamo. Almeno altri due gliene devo stampare a sti maledetti. Almeno altri due. Mbappé può solamente guardare. Io lo vinco il pallone d'oro quest'anno, non lui. Io lo vinco il pallone d'oro. No, in realtà non so come si fa a vincere il pallone d'oro. Sicuramente non crossando la palla per sbaglio, ma vabbè, quelli sono dettagli. Vorrei chiedere scusa a Gigione per avergli stampato quel gol incredibile, però mi dispiace, Gigio, io tifo Napoli. Non so cosa dirti. Sì, ma me la date la palla a me? Perché non me la passa nessuno? Tiramela. Oddio! Ragazzi, ma ogni tiro che faccio è un gol. Ogni tiro che faccio è un gol. Dove devono andare? Dove devono andare? Dove? Dove volete andare contro di me? Dove volete andare contro di me? E questa vi dico pure che io non la simulo. Cioè, pure se finisce 5-0, io la devo finire. Siamo diventati troppo forti, raga. C'è poco da fare. Sono 85 è ormai infermabile. Certo, peccato che con l'Empoli abbiamo pareggiato e stiamo vincendo 2-0 col PSG. Ma sono dettagli trascurabilissimi, secondo me. Attenzione, Xiao. Madonna mia, che inserimento! Ah, aspetta che qua possiamo fare la giocata. Prova la giro. Riprova la giro. Niente, raga, un muro c'è lì. Un muro c'è in difesa, un muro. No, stavo per passarla. Va bene, fine primo tempo, dai. Raga, 33-23. Guarda come guardo i tifosi napoletani e dirgli: state tranquilli, che vi ci porto io a Istanbul, non vi preoccupate. Tra l'altro, immaginatevi la finale contro la Juventus, raga, aiuto. Sarebbe veramente incredibile, però potrebbe essere, perché comunque anche loro sono in semifinale. Non ho visto contro chi, quindi non lo so. Però, Madonna, raga. Bello! Bello l'inserimento. Vai Barella. Cosa hai fatto, Barella? Ma come puoi mangiarti un gol del genere davanti alla porta? Cioè, proprio da buttarti fuori dalla squadra. Che potevamo chiuderla 3-0. Questi al ritorno manco venivano a giocarla. Manco venivano a Parigi. Proprio a Napoli manco venivano. Gli buttavamo veramente le scarpe addosso. Gli buttavamo. Vabbè, niente. Mi sa che la tripletta la devo segnare io, ho capito. Mi devo portare il pallone della semifinale di Champions a casa, mi devo portare. Basta già un gol, 2-1. Bel. Questo è un brutto fallo, eh. Questo è un brutto fallo. Comunque non mi sono mai infortunato, stavo pensando a quello. Però non diciamola questa cosa che magari succede. Xiao, lo provi l'Eurogol? Forse è meglio di no. Madonna mia, Icardi. Dai, 90esimo. Basta, un minuto di recupero. Tienila sta palla. Buono. Siamo in parte in finale, ragazzi, eh. Ragazzi, so che qualcuno di voi vorrà darmi una botta in testa, ma ho voluto simularla perché ormai sono troppo gasato. E abbiamo vinto fortunatamente 2-0. Non ho, forse ho fatto solo un gol, non l'ho visto in realtà per niente. Però sinceramente non mi interessa. Abbiamo vinto, quindi va bene. Raga, ci siamo, eh. Ci siamo. Ho dimenticato di allenarmi e l'allenatore mi sta facendo giocare al 58esimo. Però stiamo comunque 2-0, quindi il risultato è rimasto invariato. E a me sinceramente va bene così, vi dico la verità. A me sinceramente va bene così. Cioè, se rimane 2-0, honestly, io sono tranquillo. Barella, passami sto pallone. Va bene, niente ragazzi, è proprio stupido. Madonna mia, no, ti prego. Ragazzi, non è bella la situazione. Non è bella per niente che Vitinha ci ha appena segnato un gol. Non è bello per niente. Speriamo che le cose cambiano qua perché sennò. Va bene, che passiamola al PSG, tranquilli, eh. Ma sì, dai, passiamola pure a loro, non è un problema.
per Marquinhos. Pallone regalato. Vi prego, non perdiamo sta partita perché mi metto a piangere io, eh. Non perdiamo sta partita ora. Vai Xiao, prova da lontanissimo. Cioè, di cosa è uscita? Di un po' in realtà, vabbè. Niente. Quando devo essere preciso non lo sono mai comunque io, ragazzi. Vabbè, 64esimo, 2-1. Chissà cosa succederà, chissà come finirà. Bene. Posizione interessante. Vai Kvara. Vai Xiao. E la chiude. Il 3-1. E andiamo. E andiamo. Io Kvara, eh. Fratellini dalla nascita, lo si sa. Si sa che siamo fratelli dalla nascita. E il 3-1. La tripletta di Xiao. Tra virgolette, tripletta. Però tutti e tre gol segnati da me. Non è ancora finita. Non è ancora finita. Secondo me all'ultimo ci sarà da soffrire. Però siamo già messi bene. 3-1, due gol di vantaggio. Quasi alla fine, non male. Non male sicuramente. Non male sicuramente. Ti prego, ti prego, Kvara, chiudimi sto game. Basta, andiamo così. No, andiamo così, vai al risultato. Ragazzi, segnano loro comunque un altro gol. Ma va bene, perché vinciamo. Xiao fa pure una doppietta. 3-2, finisce come risultato complessivo 5-2. E andiamo in finale con... Non si sa, mi sa, non so con chi. Oddio, contro la Juventus, raga, che vince 3-0 con l'Arsenal. Veramente tosta questa cosa. Veramente tosta. La Serie A ce la scordiamo. Guarda questo 1-1. Ah, ok, 1-0 alla fine. Xiao segna comunque. E mi sa che questa Serie A, ragazzi, ce la dimentichiamo, perché la Roma ormai è avanti di troppo e manca veramente troppo poco. Quindi non lo so. Vediamo con chi è che ce l'abbiamo. Col Bari la prossima. Attenzione. Attenzione in realtà, perché forse se a sto giro, perché solo 3 punti, mi sa che hanno perso. Vediamo. Vabbè, col Bari la simulo. Cioè, se perdiamo o pareggiamo col Bari, veramente mi alzo e me ne vado, che siamo in finale di Champions. 2-0, ok. Vediamo che ha fatto la Roma, eh. Vediamo che ha fatto la Roma, perché alla fine sono solo 3 punti. Però, ovviamente, vediamo. Classifica. Hanno vinto di nuovo. Oddio, contro la Salernitana. Questo è un derby. Non mi nascondo che, ragazzi, lo simulerò. So che molti di voi mi odieranno, però Devo simularlo. E vinciamo pure 3-0. Siete contenti? Va bene così. Vediamo però che succede, perché ragazzi, almeno essere alla pari della Roma. Vorrei essere... Oddio. Finale di Champions League contro la Juventus. Aiuto. Sono lieto di informarti che ti ho inserito tra i convocati della nazionale italiana per il torneo degli europei. Grazie allenatore. Ci mancherebbe comunque, voglio dire. Cioè, nel senso. Allora, fammi vedere un secondo, perché voglio vedere la classifica della Serie A un attimo al volo. Com'è la situazione? Vediamo. Niente, comunque 3 punti avanti ci hanno. Vabbè, non ci pensiamo. Pensiamo alla finale di Champions League, che ragazzi dobbiamo assolutamente vincere, soprattutto perché è contro la Juventus. E abbiamo 4 punti abilità disponibili. Attenzione, attenzione. Ragazzi, non so se state vedendo, sei il giocatore dell'anno. Potremmo vincere il pallone d'oro. Potremmo vincere il pallone d'oro, eh. Vediamo, vediamo comunque. Vediamo, perché ragazzi sarà tosta. Sarà tosta. Non mi nascondo che questa finale di Champions League un po' mi mette paura. Però giochiamo come titolari, quindi attenzione. E con piacere che vi annuncio che sono diventato un 86. Quindi ragazzi, qua le cose si fanno serie, non so se mi spiego, eh. Andiamoci a giocare sta finale di Champions. Signori, ci siamo. Non vi nascondo che la paura è tanta, che l'ansia c'è. Siamo in finale. L'ultima volta che ci siamo stati ci hanno rubato letteralmente la coppa, ce l'hanno levata. Ma questa volta, ragazzi, non vi nascondo che ho molta paura. Ma ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Sarà tosta contro la Juventus, raga, perché... perché sì. Perché sì, sarà veramente tosta contro la Juventus. Non lo so, raga, non lo so, c'ho un po' paura, perché io non vi nascondo che se dovesse andare male me ne andrò da Napoli. Ma non perché ce l'avrei col Napoli, ma perché io, ragazzi, se vi ricordate, per chi è fan di questa serie,
sicuramente si ricorderà che prima di arrivare a questa squadra, in questa squadra io ho detto una cosa: che avrei provato a vincere tutto, raga. E già con la Serie A siamo messi male, Xiao! Già con la Serie A siamo messi male. Almeno la Champions la voglio portare a casa, poi contro la Juventus, raga. È proprio da fare, è proprio da fare, quindi vediamo. Vediamo. Oddio, fuori gioco, eh. No? Ti prego, segna. Oh, che state facendo? Ma che fanno? Ma che fanno, raga? Cioè, ma in aria si possono mettere a giocare a ping pong questi? Ma come stanno? Vabbè. Ragazzi, Xiao sicuramente... Le aspettative su Xiao sono alte. Però non sarà una partita facile, perché comunque anche la Juve è arrivata in finale, quindi... rispetto. E vedremo, vedremo. Vedremo, ragazzi. Attenzione però, fuori gioco, ovviamente, perché Kvara non so cosa sta facendo. Si fa, non lo so, le arrostite, le grigliate con Perin, si fa, non lo so. Cioè, io veramente non capisco. Bravo, pressa, pressa. 24esimo, situazione abbastanza morta per ora, vedremo. Occhio, occhio. Bravo, bravo così. Bravo. Bravo, scattate, scattate, scattate. Bravissimo, bravissimo. Xiao, la prova da lontano, la bomba. Molto piano in realtà. Boh, potenza tiro, c'ho 4, non lo so. Vabbè, fa niente, fa niente. Vai Kvara. Bello. Ma che cosa ha preso, raga? Ma che cosa ha preso? Ci credo. Non ci credo. Vai Xiao. Vai Xiao. Provalo, provalo. Non avere paura, non avere paura. Scatta contro questi pazzi. Vai Xiao. Aspetta, 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 aspetta. Bello. Ti prego. Al 70esimo. Al 70esimo. Xiao così la segna, raga. Xiao la segna così. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. E mo dobbiamo tenerla. Mo dobbiamo tenerla. Ma dobbiamo tenere l'1-0. Ci arriccia letteralmente. Muro, deve essere un muro la difesa. Deve essere un muro. No! Cioè, neanche il tempo è assegnato. Neanche il tempo, neanche il tempo. Che gioco scriptato. Ma dove mi ha messo quella in difesa? Mi ha messo. Dove mi ha messo? Vabbè, abbiamo perso. Abbiamo perso. Ma perché sono in difesa? Raga, ma che sta succedendo? Cioè, ma è uno scherzo, spero. Io spero che sia uno scherzo. C'è uno scherzo, raga. Ditemelo. Ditemelo, vi prego, perché non ci sto credendo. C'è un cambio, dunque. Capisce tutto. Cioè, ditemelo, perché non ci sto credendo. Cioè, da 1-0 a 2-1 così? Palla per Thiago. Io lo odio questo gioco. Ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ci vediamo alla prossima. Ciao, raga.